Il calore e la piacevolezza estetica del legno caratterizzano un edificio di Sarcedo, pedemontana vicentina, alle porte di Tiene, realizzato da un'azienda altoatesina della Valpusteria. All'interno dello stabile trovano spazio una gelateria al piano terra e due abitazioni. Oggi stanno crescendo le realtà che costruiscono case in legno, ma quella di cui parliamo è un'azienda, operante nel settore da oltre mezzo secolo, le cui origini risalgono addirittura a circa 90 anni fa. Le prestazioni di questo materiale oggi risultano ormai analoghe a quelle di acciaio o cemento, con un peso della struttura ed un consumo di energia durante produzione e lavorazione decisamente inferiori. Sostenibilità e comfort abitativo sono le caratteristiche primarie dei manufatti dell'impresa, con rivestimento in fibra di legno e sughero. L'azienda è capace di coprire l'intera filiera produttiva della materia prima. Una chiesa in Puglia, la torre più alta d'Europa in Austria, un edificio multipiano a Caorle, lungo il litorale veneziano, ma anche strutture a Torri di Quartesolo, alle porte di Vicenza e a Rubano, periferia ovest di Padova, sono soltanto alcune delle 25.000 residenze realizzate dall'azienda altoatesina, da sempre impegnata economicamente nella ricerca e nello sviluppo, fedele allo slogan «Dall'albero alla casa». Trentino Alto Adige e Veneto con la Lombardia sono i territori nazionali all'avanguardia in fatto di questo tipo di costruzioni che l'azienda della Valpusteria propone in maniera completa grazie alla partnership con un gruppo di Pordenone in Friuli che raccoglie 8 affermate aziende italiane in grado di fornire servizi di consulenza, progettazione e fornitura rispondendo a qualunque esigenza di progettazione di interni. In questo modo viene seguita ogni fase di costruzione della casa dal progetto al più piccolo dettaglio. Noi creiamo spazi di vita costruiti sulle esigenze delle persone che le vadano a vivere. Il fatto di creare sempre case personalizzate su misura ci porta a una dimensione artigianale del nostro prodotto. Noi non vendiamo case a catalogo, cioè non è che quando uno prende un prefabbricato Rubner deve prendere quella casa così come è stata pensata da qualcun altro, se la crea in base alle sue esigenze. L'alta prefabbricazione dà una garanzia assoluta di qualità, perché io faccio sempre il paragone, la casa viene fatta in stabilimento, le pareti arrivano già molto lavorate, già chiuse, con i serramenti montati, il cappotto già montato, quindi poi il montaggio in cantiere è veloce sicuramente, protetto perché la parete non è aperta alle intemperie e il risultato finale è sempre ottimale. A livello di ingegnerizzazione risolviamo tutti i nodi già sul disegno, quindi poi il montaggio non ha mai punti da rideterminare col progettista. La casa viene prodotta da disegno e non ha mai poi problematiche in cantiere. Nel caso proposto, una costruzione a Sarcedo, Alta Vicentina, abbiamo tra l'altro scoperto che legno può far rima con gelato. La naturalezza del nostro ambiente, dell'edificio, è un po' trasportata anche nei prodotti che facciamo in sostanza. Utilizziamo prodotti di 3 tipologie, come dicevo prima, di lotta integrata, biologici e di raccolta spontanea. In cascata, diciamo, abbiamo la sublimazione della natura in sostanza, no? Perché raccolta spontanea chiaramente sono prodotti che noi andiamo alla ricerca nei boschi, nelle vallate, intorno alle nostre case, insomma, per poi trasformarli in gelato. Un concetto di naturalezza che appunto si traduce nei gusti che lei propone, e un concetto di naturalezza è anche quello che ispira questo tipo di costruzioni. Sì, certo, insomma è una costruzione fatta in legno, è un prodotto rinnovabile nel tempo, tra l'altro. Dà la sensazione per chi vive di sicuro positiva, insomma, ecco, vedo anche molti clienti, insomma, che vengono qua, rimangono qua anche forse per troppo tempo, però vuol dire che si trovano bene, stanno bene dentro, no? Per cui vedo i miei figli che abitano nei 2 appartamenti sopra, anche loro, insomma, si trovano bene, dà una buona sensazione, insomma, abitare in una casa in legno, ecco.